저요. 네. 준비. 시작. 준비. 자요. 네, adesso combattiamo. 'Per quanto riguarda il fine settimana, il corso di teoria è davvero importante, quindi non prendetelo sotto gamba solo perché io non vengo con voi. Ce la faremo senza di lui. L'impegno che ho domani è troppo importante. Denise. Sono pronta. Ciao. King. Zombie. Ci sa. Così non vai alle Olimpiadi. Ah, davvero? Nessuno lascia gli allenamenti senza il mio permesso, neanche tu. La tua mancanza di disciplina danneggia tutta la squadra. Non mi importa della squadra. Guarda, gli Open del Belgio, gli Open di Francia, il campionato tedesco. Chi è quella che vince qui dentro, eh? Che cosa ti ho detto la prima volta che sei venuta? Che volevi 5 anni per prepararmi, ma io ce l'ho fatta in 4. Non fare la furba. Che cosa pretendevo? Pretendevi che io facessi quello che dici. Allora, torna dentro ad allenarti. E stasera parti con le altre per il corso. Denise. Vinciamo loro insieme. Non ti interessa? È un peccato che io non possa venire. Non faresti altro che rendermi nervosa. È bello. Così farai impazzire il tuo maestro di karate. Ti condò, tesoro? Io questa volta ce l'ho fatta, Jackie. E ce la farai anche tu, scommetto. Sì, scommetti. Gliel'hai già detto? Lo sa già? Non ancora. Glielo dirò dopo il viaggio di nozze. Oh, questo è lui, apri tu, vero? Vero? No, preferisco non farmi vedere. Aspetta, la valigetta. Giusto. Ti prego, fa attenzione, è la mia assicurazione sulla vita. Ciao. Salve. Entra. Auguri, Bruce Lee. Grazie. Katia. Ciao, tesoro. Allora? Devi vedere una cosa. Posso aspettare fino a domani? Io no, però. Andiamo a casa. Ho delle cose da fare. È una sorpresa. Buongiorno. Buongiorno, proprio. Stamattina fa fresco. Allora? Si deve essere buttata dalla diga. Sarebbe già la seconda quest'anno. Il cadavere non è ancora rigido. Considerando la temperatura dell'acqua, direi che c'era dentro da ieri sera. Ha diverse scoriazioni, procurate forse dalla chiusa, oppure da qualcuno. Avrebbe avuto qualche possibilità di salvarsi nuotando? No, signore. Questa corrente non lo permette. Non ce l'ha mai fatta nessuno. E così ieri sera la sua fidanzata l'ha mandata via. Lei che cosa ha fatto? Prima sono andato alla scuola a mettere a posto e poi a letto. Stamattina sono andato al municipio e ho aspettato. E visto che Katia non arrivava, è tornato a casa? Una cosa non capisco. Perché non le ha telefonato? Non è passato da lei? Perché? Il suo messaggio era chiaro.
Mi aveva lasciato, non voleva più sposarmi. Il vostro matrimonio era fissato da tempo. Perché avrebbe dovuto lasciarla così all'improvviso? Io ho lo sport e ho la scuola. La mia vita è tutta qui. Non è chissà cosa, giusto? Specie per una come Katia. Ma non ha pensato che potesse esserle accaduto qualcosa? E che cosa doveva accaderle? Non ho certo pensato a questo. Signor Offerman, lei è morta. Quando la polizia è venuta da lei, stava preparando una grossa borsa. Dove voleva andare? Andavo a Bonn, al centro di preparazione olimpica. Le mie ragazze erano lì e io volevo raggiungerle. Grandi avvocati. Salve. Salve, Wrobel. Senta, il suo indirizzo privato è lo stesso della scuola di arti marziali? Sì, ho una stanzetta proprio sopra la scuola. Vive in modo modesto. Ho passato 5 anni in un monastero zen, dopo le esigenze cambiano. Un monastero zen? Una cosa insolita per un Offerman. Già, lo dice anche la mia famiglia, con cui ho rotto ogni contatto. Le hanno procurato comunque un avvocato molto caro. Un momento, se la manda mia madre, sarà meglio che se ne vada. Le dica che non mi serve niente, faccio da solo. Visto che lei mi ha appena dato mandato di patrocinarla, si scordi sua madre e mi lasci fare il mio lavoro. Avete arrestato il mio cliente con l'accusa di omicidio. Che prove avete a suo carico? La vittima non aveva acqua nei polmoni, quindi era morta prima di finire nel fiume. È stata uccisa strangolata e poi è stata gettata in acqua. Questo cosa ha a che fare con il mio cliente? Non vedo alcun motivo per sospettarlo. Nessuna prova, nessun testimone. Dall'autopsia risulta che la vittima prima di morire ha avuto una colluttazione con qualcuno che pratica arti marziali. Chi è la donna laggiù? Ora posso andare? Sì, ha letto tutto. La signora Schneider ha identificato la vittima. La sorella della sua fidanzata. Non la conosce? No, mai vista. Venga pure, signora. Signor Offerman, in questa foto, all'altezza del plesso solare, si vede molto chiaramente un ematoma che ha la forma di una suola di scarpa, probabilmente sportiva, numero 40-43. Vede le costole? Sono contuse. È stato un calcio. Come fa a saperlo? Conosco certe contusioni. Ho praticato anch'io karate quando ero più giovane. Joachim, puoi venire? Sì. Era qualcuno che pratica arti marziali dall'ecchimosi, direi, taekwondo. Tra i reperti c'era anche... Non si faccia impressionare, non è sufficiente per un arresto. Grazie. Non sapevo che Katia avesse una sorella. Signor Offerman, questa è sua? Era in acqua vicino alla chiusa. Tipo di stoffa e altezza corrispondono esattamente ai segni lasciati sul collo della vittima. Avvocato, all'arma del delitto e il proprietario non ha un alibi. Ha qualche domanda? Da tutto questo si motiva il sospetto di omicidio, anche se movente, testimoni e prove mancano. Insomma, è stato lui o non è stato lui? La domanda è, perché avrebbe dovuto? Lui e Katia stavano vivendo insieme un grande amore. Amore? Lui è uno stupido. Lei voleva i suoi soldi, nient'altro. Ed è quella cintura che... Suo figlio ha dichiarato che la vittima aveva l'abitudine di usare a volte la sua cintura. Signora Offerman, a chi pratica il taekwondo non servono armi. È lui l'arma. Uccide la sua vittima con un colpo mirato e non ha bisogno di cinture, tanto meno della sua. Grazie, giovanotto. Sembra plausibile. Quindi ci sono speranze. Beh, certamente sì, non deve preoccuparsi. Per mio figlio non ho più ragione di preoccuparmi. L'ho perso 15 anni fa ormai. Io mi preoccupo del fatto che questa storia possa danneggiare la mia azienda. Trovi una soluzione, avvocato, e tenga lontana dalla nostra famiglia i mass media. I soldi non sono un problema. Arrivederla. Credevo che i dinosauri fossero estinti da un pezzo. La famiglia Offerman non è così antica. Producono spumante soltanto dal XVII secolo. Forse il Tyrannosaurus Rex ha ragione e Katia mirava solo all'eredità. Solo con la sua quota di diritto Holger sarebbe milionario. Probabilmente non lo sapeva. A quanto pare tutti e due tenevano le famiglie lontane dalla loro relazione. Ti credo, anch'io avrei evitato un tirannosauro come suocera. Resta comunque strano che non conoscesse la sorella. Dobbiamo scoprire qualcosa su Katia. Come prima cosa, allora, voglio occuparmi della sorella. Molte grazie. Prego. Fa attenzione. Bravo, mettila lì, sì.
Ora quella bianca. Buongiorno. Vorrei parlare con la signora Schneider. Mia moglie è laggiù. Oh, che cos'è? Un copricapo indiano? È un'esca. Ci prendo i pesci con questa. Stupenda. Chi ti ha insegnato a farla? Lui, quello là. Devo proprio farti i miei complimenti, campione. Tieni. No, gliela regalo. Oh, grazie tante. Grazie. Signora Schneider, la posso disturbare? Oh, viene per quel modello di aeroplano? Non questa volta. Volevo poter parlare un attimo con lei di sua sorella. Mi chiamo Matula, sono un detective privato. E che cosa dovrei dirle? Non ritornerà certo in vita. Tesoro, mando il piccolo di sopra. No, è tutto a posto. Tra sorelle non andavano d'accordo. Erano in lite? Per quale motivo? Cane e gatto non devono litigare per non capirsi. Eravate così distanti. Forse però potrebbe raccontarmi qualcosa di Katia. Non sapevo neanche che vivesse a Francoforte. L'ultima volta mi ha scritto da Schwerin. Quando è stato? Circa 4 anni fa. E quando vi siete viste l'ultima volta? 8 anni fa. Voleva riempirmi di soldi, ma le dissi che se li poteva tenere. E da allora silenzio totale. Era rappresentante di una ditta di scarpe, se non sbaglio. Dormendo fino a tardi la mattina? Katia stava a galla solo perché faceva qualche lavoretto. Impegni brevi, non amava il lavoro. Guarda che bello, l'ho fatto tutto da solo. Ma bravo, è un'esca fantastica. Andiamo a pescare adesso? No, prima tu devi fare i compiti, tesoro. Lascia stare, ci penso. Ok. Dal carcere mi hanno mandata qui per il permesso di visita. Purtroppo se non ha un appuntamento io non posso fare niente. Cosa sono queste storie? Io voglio solo portargli questa roba. Spazzolino, bagnoschiuma. Niente coltelli, niente lime, tutto permesso. Che sta succedendo? La signorina... Denise, sono della squadra di Holger. Vuole vedere il signor Offerman. Esatto. Non è semplice, mi dispiace. Cosa? Abbiamo interrotto il corso e siamo tornati a casa. E quelli del carcere mi hanno mandata qui. Io al momento non la posso aiutare. Un detenuto sotto inchiesta non può ricevere visite, non senza l'autorizzazione del giudice. Mi odio, mi fate schifo! Cerchi di controllarsi, ferma! Così va meglio. Davvero? Venga, signorina, si metta seduta. Deve cercare di calmarsi. Soltanto se lei mi dice come stanno le cose, è lei il suo avvocato. Tu prima racconti a me cosa sta succedendo. Chi è questa ragazza? Fa parte della squadra di Holger. Sì, e questa storia ci coinvolge. Perché? La nostra è una piccola scuola e soltanto Holger ha la licenza di allenatore. Se ha davvero commesso qualcosa, lo sbattono fuori dalla federazione. Noi restiamo senza allenatore e le Olimpiadi ce le scordiamo. Non ho capito niente. Studio dell'avvocato Lessing? Sì, un momento. Il commissario Wrubel. Lessing? Sì? Ah, grazie. Arrivo subito. Se a qualcuno di voi venisse in mente qualcosa, vi saremmo grati se ce la riferiste. Naturalmente cercheremo di far uscire il vostro allenatore. Ma non so dirvi quando sarà possibile. Ok, ragazzi, avete sentito? Continuiamo ad allenarci per amore di Holger. Guido io la seduta. Che stai dicendo? Holger è in prigione. È sufficiente questo per squalificarlo. Tu non sei un allenatore. Ci serve per le Olimpiadi. Scorda i regolamenti della federazione. Tutto il necessario lo avete imparato da Holger. Vi serve solo un capo. E perché dovresti essere tu a farlo? Tra tutte sei quella che ha meno autocontrollo. Ma io sono la migliore quando si tratta di combattere. Ci vuoi provare? Lascia stare. Io combatto solo per la federazione. Non perché tu possa mostrare il tuo amore a Holger. Che va cercando qui? Che cosa vuole? Dirti che io capisco bene la tua rabbia. Oh. Non ti fa male, scusa? No, le sembra una ragazzina? Direi di sì. È anche molto carina. Ma è inutile arrabbiarsi, il titolo lo conquisterai l'anno prossimo. Vada via, mi lasci in pace. Io sto indagando su un omicidio. E quello che devo sapere lo scopro comunque. È una cosa privata, non sono affari suoi. Mm-hmm. Ecco, questo è il mio biglietto. Puoi chiamarmi se diventassero affari miei. E cura quelle nocche. È stupendo, Marcus. Se salta il testimone oculare, non hanno altro in mano. Aspetta, mi hanno suonato alla porta.
Solo un secondo, vado a vedere chi è. Marcus, ti chiamo io più tardi. Ma quanto spazio? È tutto solo per lei. 120 metri quadrati a Francoforte. Lo vedo. Arredati male. Ah sì? Tu ce l'hai un lavoro? Mezza giornata in un fast food alla stazione. Il resto del tempo io mi alleno. Vedi? Se vinci un altro paio di titoli troverai degli ottimi sponsor e avrai un appartamento così. No, no. Il titolo non mi interessa. Tutto quello che faccio lo faccio per Holger. Questa è la faccenda privata che non mi riguarda? Sì, ho pensato che visto che ficca il naso in giro, allora è meglio che sia io a dirglielo. Ah. Fa vedere la mano. Dai, forza. Hai una cotta per il tuo allenatore, cose che succedono. Non è una cotta. Con Holger e io avrei potuto vivere una grande storia. Amore, matrimonio. Potevamo gestire insieme la scuola. E Holger era d'accordo con te? Dai, vieni. Lui è stato il primo ad occuparsi di me. Da quando lo conosco ho un lavoro e l'abbonamento all'autobus. Allora tu lo vedi come un padre, più che altro. Forza, siedi. No, so quello che provo. Sono innamorata, per la prima volta nella vita. Come fai a dirlo se questa è la prima volta? Per esempio, perché mi fa male che mi abbia messa da parte per quella prostituta. Che c'è? Non lo sapeva? L'ha conosciuta al Pic Dame. Sa che cos'è? Il bordello della Taunusstrasse. Tu come lo sai? Ho visto Katia uscire da lì mentre tornavo dal lavoro. Così l'ho seguita fino a casa. E le ho detto di lasciar perdere Holger, più volte. Non è che sei stata tu ad ammazzarla? Non dica sciocchezze. Io sono andata a Bonn per il corso. Lo chieda alle altre. Ok, ti credo. Ma potresti aiutare Holger se tu andassi a raccontarlo alla polizia. Davvero? Pensa di sì. Ciao, Jackie. Ricordi chi sono? Matula. Quanto tempo è passato? Non dirlo. Ormai ho un'età in cui è meglio non fare conti. Sono sempre stato pessimo in matematica. Mi interessa una ragazza. Katia. Sei arrivato tardi. Katia è partita ieri per la luna di miele. Quelli erano i suoi clienti abituali. È tutto a posto? Jackie, dobbiamo assolutamente parlare. D'accordo. Deve solo raccontare al commissario quello che ha detto a me. E che vantaggio ne avrebbe, Holger? Nell'ambiente delle lucciole è molto facile rimanere uccise. Questa informazione allontanerebbe Holger dall'attenzione del magistrato. Aspetti, la prego. Mi è venuta una sete terribile. Prima di dover parlare con la polizia sono tutti nervosi. Ferma. L'aiuto io. È più che normale. Tenga. Grazie. Non sono nervosa per gli sbirri, ma per Holger. Se posso davvero tirarlo fuori, allora... Un favore. Là dentro è meglio chiamarli agenti di polizia, ok? Sì, certo. Stia tranquillo. Ah, eccomi. Accomodatevi. Sono curioso di sapere cosa vuole raccontarmi poco prima della fine del mio turno. L'altro ieri ero stata da lei. Stava con un uomo, voleva sposarsi, era felice. Non può essere morta così. Hanno messo Holger in custodia preventiva. Oh no, quel poveretto. Si sarebbe buttato dalla finestra per Katia. E adesso lui è venuto a sapere che lei era... Perché non gliel'ha detto, visto che lui la amava fino a questo punto? Perché aveva paura che la lasciasse sapendolo. E Katia?
Anche lei lo amava? Matula, chiedi a una del mestiere se crede ancora al grande amore. No, ma sapeva che era l'uomo giusto, uno di cui fidarsi, con grandi spalle robuste, che ti proteggono. Proteggono? E da chi doveva essere protetta? Hai un'idea, vero? No, nessuna idea. Peccato. In fondo era solo la tua migliore amica. Però a volte ci si sbaglia. Probabilmente una come te non ha delle amiche, non ha nessuno. Soprattutto tra quelli che stanno all'obitorio in una cassa di zinco. Smettila. L'altra settimana Katia ha litigato col capo. Henry Milk è sempre il proprietario del bordello? Sì. Dopo aver finito il lavoro sono andata in cassa e in ufficio. C'erano lui e Katia. Katia gli raccontava che voleva sposarsi, smettere, andare via. Henry si è arrabbiato. Ma in questo periodo lui è insopportabile. Perché? Abbiamo un controllo fiscale. E inoltre lui non voleva che Katia smettesse. L'ha minacciata. Le ha detto... Se te ne vai da qui, faccio fuori te oppure il tuo amico. Ha detto davvero questo? Matula, io non me lo sono scritto. Sì. E cosa c'è? Signor Milke? Matula, detective privato. Un altro rompiscatole. Come se non avessi guai sufficienti con questa storia delle tasse. Così nervoso per un controllo fiscale. Ma faccia silenzio. La buon'anima di mia madre mi diceva sempre: figliolo, non devi temere niente dalla vita, tranne che la finanza venga a farti visita. Una sua ragazza, Katia Sander, è stata assassinata. È normale che le facciano qualche domanda. Lei voleva smettere, sposarsi, e nella sua azienda licenziarsi non è facile. È una brutta storia questa, ma da me tutti vanno e vengono come vogliono. Katia poi non era una che si faceva dare ordini. In ogni modo, lei sa dirmi dove si trovava ieri sera tra le 9 e le 11? Scherza, ero qui naturalmente a occuparmi di questa roba. Tra l'altro c'erano anche quei geni in matematica della finanza. Glielo vada pure a chiedere. E non ha per caso avuto un'oretta per sé? Per fare cosa? Un salto da Katia magari. Per sapere se aveva davvero intenzione di cominciare una nuova vita. Di cosa mi sta accusando, eh? Io di niente. Ma il commissario Vrobel potrebbe farlo. È un tipo molto sveglio quell'uomo. Tu puoi testimoniare. Io? Sì, certo. Sei entrata qui dentro un sacco di volte. Sì, sei stato qui tutta la serata. Vado via subito. Stai aspettando visite? Non essere curioso. Allora, il nostro re delle lucciole mente ogni volta che apre bocca. E le ragazze gli forniscono un alibi. Forse voleva che Katia fosse un esempio per tutte. E ha agito come un mafioso. No, non è stato lui. Ma qualcosa sotto c'è di sicuro. Scommetto che nasconde qualcosa. Lascia stare. Ho abbastanza materiale per l'udienza di domani. Spaghetti alla bolognese. Non ha molte pretese la tua visita. Non fare il detective. Chi poteva avere un movente per colpire Katia in quel modo? Non deve essere stato per forza un uomo. Portare scarpe 42 tra le donne non è più così raro. Che ne dici di Denise? Per gelosia. Potrebbe aver seguito quella che considerava la rivale per impedire il matrimonio. Di un po', sei fuori di testa. Cosa ho detto? Faccio solo delle ipotesi. Quella ragazza è completamente indifesa. Viene da un ambiente sociale a rischio e cerca di lasciarselo alle spalle. E poi era con la squadra, in viaggio, per quel corso che dovevano fare a Bonn. Ho controllato, non può essere stata lei. Ora ti sei messo a fare la parte dell'avvocato. Lei voleva aiutare Holger, dovremmo ringraziarla per questo. Magari con un piatto di spaghetti alla bolognese. Ci vediamo domani. Ah, già che ci sei, controlla il numero di scarpe. Ti accompagno alla porta. Ciao. Ciao, bello. Hai picchiato tu Katia prima che lei venisse uccisa? Sì, è così, l'ho picchiata io. Prima di partire per Bonn sono passata a casa sua. Volevo parlarle di Holger e convincerla a rinunciare al matrimonio. Si è messa a ridere. E tu le hai dato un calcio con tutta la forza che avevi, vero? Mi aveva umiliata. Ho capito che sei giudicato una nullità quando vieni dal mio quartiere. Ma una prostituta.
È solo un rifiuto. E un rifiuto non mi calpesta. Non fare la povera vittima emarginata non è una buona ragione per mentire. E con una bugiarda io non voglio avere a che fare. Mi hai forse taciuto qualcos'altro di importante? Vuoi confessare l'omicidio? Da me non si fuma. Signorina Schuttler, mi dispiace di averla fatta tornare di nuovo a quest'ora, ma mi serve ancora una firma della sua dichiarazione di ieri. Ok, sono qui. Com'è elegante. Si sieda. Grazie. È per Holger. Voglio andare a prenderlo. Questa è la deposizione. La può rileggere se vuole. E poi metto una firma qui in basso. Certo. È stato molto saggio da parte sua venirmi a dire la verità. Con questa deposizione lo ha scagionato del tutto. Beh, si fa quel che si può. Forse gli avrebbe evitato il carcere se avesse detto subito quello che sapeva della fidanzata, dove lavorava e il resto. Ma io gliel'ho detto. Poco prima del matrimonio sono andata a dirgli che tipo di donna era quella. Ma non gliel'ha importato niente. Possiamo confutare tutti gli indizi della pubblica accusa. I segni di colluttazione sul corpo della vittima che hanno fatto cadere i sospetti sul signor Offerman qui presente non sono opera sua, bensì di una sua allieva gelosa, Denise Schuttler. Della quale però a noi manca la deposizione. Il commissario Rubel arriverà a momenti. In seguito a ciò ho accertato che Katia Sander, all'insaputa del mio cliente, conduceva una doppia vita come prostituta ed esiste in quell'ambiente un movente per l'omicidio che, nonostante le mie indicazioni, non è stato approfondito. Questo getta ovviamente una nuova luce sul caso. Considerate le circostanze, il signor Offerman deve essere rilasciato. Buongiorno. Mi scusi per il ritardo. Solo se ho un motivo più che valido. Ce l'ho. Legga. La scientifica ha potuto rilevare sull'autovettura di Offerman delle tracce di argilla, che chiaramente provengono dal luogo in cui è stata ritrovata la vittima. Katia prendeva sempre la mia macchina, io non la uso mai. A parte ieri mattina per andare in municipio. Dove ha parcheggiato la macchina quella mattina? Davanti alla scuola, come sempre. Signor Offerman, la sua macchina è stata alla chiusa. Chi l'ha portata da lì fino alla scuola? Non credo la vittima. Io non sono mai stato a quella chiusa. Come no? Proprio la sera prima. Lei ha strangolato la sua fidanzata con la sua cintura nera e poi l'ha gettata nel Meno. Questa è una supposizione, commissario. Perché avrebbe dovuto? Perché quella sera lui ha saputo che la donna dei suoi sogni andava con altri uomini, che faceva la prostituta nel quartiere della stazione. Questo il mio cliente non lo sapeva. Credo che lei non sia correttamente informato. Ho appena parlato con la testimone Denise Schuttler e in presenza di altre persone le ho chiesto se il signor Offerman sapesse dell'attività della fidanzata, dove lavorava e come si guadagnava da vivere. Denise gliel'aveva detto? Non ho potuto far niente, mi dispiace. Così è stato lui. Il giudice purtroppo ne è convinto. Allora lo sono anch'io. Bene. Devo cercare di limitare i danni. Quindi la ringrazio per il suo aiuto. Non capisco, scusi. La stampa non deve rimproverarmi di aver usato un avvocato di grido per comprargli la libertà. Mi mandi la sua parcella, avvocato. Col dovuto rispetto, signora, lei non può togliermi il mandato, può solo suo figlio. Se lei vuol perdere il suo tempo dietro a lui, faccia pure. Per me la faccenda è chiusa. Mi mandi la sua parcella. Visto? Abbiamo fatto presto. Dov'è Holger? Denise lo sta aspettando. Holger è in carcere. Lui sapeva di Katia. Denise gliel'aveva raccontato il giorno dell'omicidio. Henry, che l'ha minacciata di morte, non conta? Non conta. E il tirannosaurus Rex ha gettato la spugna. Marcus,
Quell'arpia non aspettava altro. Lei non deve più pensare a Holger se lui marcisce in prigione. Ma tu invece, come me, hai la sensazione che non sia stato lui. So soltanto che mi ha mentito. Forse se ne dovrebbe occupare un collega. Non voglio fare ancora l'avvocato, ma con un difensore d'ufficio lui si becca l'ergastolo. Diamoci 24 ore. Ho fatto in modo che Henry si innervosisse. Farà sicuramente qualcosa appena si libererà di quelli della finanza. Vorrà cancellare le tracce, magari. Ascolta, io gli sto alle calcagna e tu ti occupi ancora di Holger. Dov'è Holger? È da tanto che lo aspetto. Il commissario ti ha teso una trappola e tu ci sei caduta subito. Cosa? E per questo Holger è ancora in prigione. Per colpa mia? Che cosa ho fatto? Accidenti. Sei andata a raccontare al commissario cose che avresti dovuto dire prima a me. Ma non fa niente, ci pensiamo noi, ti saluto. Lei sapeva tutto di Katia. Perché non me l'ha mai detto? Sarei stato sospettato. Primo, è sospettato lo stesso. Secondo, lei avrebbe dovuto avere fiducia in me. L'avrebbe detto a mia madre. Suo figlio voleva sposare una prostituta. Lei, avvocato, non mi capisce. Perché allora non cerca di farmi capire? È giunto il momento. A 19 anni stavo per diventare il più giovane maestro viticoltore di Rheingau. Come mio padre. E come 10 padri prima di lui. Ma io non volevo maneggiare bottiglie per tutta la vita. Ho mollato tutto e sono partito. Quando mio padre è morto, ero in Giappone. Mia madre non me l'ha perdonato. Non è difficile da capire. Ora torniamo a Katia. Sì, è vero. Denise me l'ha detto. Ma io lo sapevo già. Da quanto? Circa un mese. Avevo accompagnato Denise al turno serale a quel fast food. Tornando ho visto Katia che andava al lavoro. Credevo di essermi sbagliato. Sono rimasto là tutta la notte. Non è andato dentro? Perché? Era tutto meraviglioso. Katia e io stavamo... Avevo raggiunto la felicità. La toccavo con mano. E quando è entrata in quel locale, tutto è finito in una bolla di sapone. Non era per Katia. Gliel'avrei perdonato. Ma in quel momento ho sentito mia madre ridere. Lei conosce mia madre. Sa come gioisce delle disgrazie altrui. È vero. Al municipio, quando Katia non venne, sentii subito che non l'avrei mai più rivista. Le ha mai detto della nottata passata davanti al Pic Dame? Non era importante. Non volevo sapere da dove veniva il mio angelo, ma dove sarebbe andato. Fa la brava, tesoro. Non ti succederà niente. Sono la sorella di Katia, io... Non me ne frega niente. Hai visto una valigetta di pelle? No,
No? Dammi quella chiave avanti. Quale chiave? Dammi la chiave, ti ho detto, dammela! Adesso basta! Calma, lo prendo dopo. Cosa ci fa lei qui? Sono l'unica erede, volevo dare un'occhiata. E per questo rompe i sigilli della polizia? È quel ladro che lo ha fatto. Non è vero, è arrivata prima di lui. Allora, che sta cercando? Lo so, ho delle spese per il funerale e così che pensavo... Che qui ci fosse qualcosa da prendere? Sì, dei gioielli di famiglia magari, ma non c'è... Neanche quella valigetta che stava cercando il ladro? No, qui non c'è. Via le scarpe. Io vengo per Holger. Un'altra che vuole sposarlo. Holger non c'è, ha un impegno. Torna tra 15 anni. Sai chi lo ha fatto finire in prigione? Non parlo con le prostitute. Brava. Una domanda. Se uscisse oggi ti andrebbe? Henry Milke è il mio capo. Ha ucciso Katia come avvertimento per quelle che lavorano nel suo bordello. A me ha portato via un'amica, a te il tuo allenatore. Io so quello che provi per Holger. Katia me l'ha raccontato. Lasciami stare! Certo, come vuoi. Ma il tuo amico sta in prigione. E quel porco invece se ne va in giro con la Ferrari. L'importante è che tu possa prendere a pugni quel sacco, tanto non si difende. Basta adesso, tu mi hai stufato! Bisognerebbe metterlo sotto torchio finché non parla e poi chiamare la polizia. Che cosa vuoi da me? So che sei una dura. E dove sta questo Henry? Bene, signora Snyder. Vado subito a prendere l'altra chiave. Nel frattempo vuole accomodarsi? No, grazie. Aspettiamo qui. Martin Snyder. Sono suo marito. Cos'è questa storia? Che vuol fare? Credo che questa valigetta dovremmo guardarla insieme. Vada via subito, chiamo la polizia. Non lo farà. Non dopo essere penetrata in casa di Katia. Venga. Qui non c'è niente di importante. È un tesoro molto personale, questo. Queste gliele ho regalate io. Strano che le abbia messe qua dentro. Ricordi di una vita prima del bordello. In quell'ambiente è molto importante. Forse non voleva che andassero perdute. Questa roba certo non pago il funerale. Forse al fidanzato interessa. Può prendersi tutto, se vuole. Vieni qua! Adesso parli con me! Jackie, che cosa vuole questa maledetta lesbica? Parla con me! No! Allora? Sei stato tu? L'hai uccisa tu? Che stai dicendo? Sei stato tu, vero? Denise, falla finita! Che c'è? Quello è il suo assassino, gli ho soltanto dato dei colpetti. Aspettami fuori, vai. No. E anche tu, Jackie. Forza, uscite! Le è bastato? Io non ho ucciso Katia, lo giuro su quello che volete. Sarei felice se fosse viva. Perché sapeva dove si trova la valigetta? Sì. Potrei cercargliela io. Naturalmente se lei mi paga. E riuscirò a trovarla da solo.
E poi non li sopporto, i ficcanaso. Lei ha due possibilità. O parla con la polizia o faccio rientrare la piccola. D'accordo, le affido il lavoro. Ma si inventi qualcosa, ho cercato dappertutto, nel locale, nella sua stanza, niente. Cosa c'è nella valigetta? Circa 1.000.000 in titoli al portatore. I miei risparmi. La settimana scorsa ho dato la valigetta a Katia perché la tenesse nascosta. Per il controllo fiscale? No. Come mai ha deciso che doveva tenerla Katia? Perché io so di chi mi posso fidare. Katia e io ci conoscevamo da una vita. Poi domenica scorsa è venuta a raccontarmi del matrimonio, che mollava tutto, un sacco di storie. Naturalmente ho tentato di fermarla, lei era la mia ragazza migliore. Oh, però forse non gliel'ha detto in tono così amichevole. Può darsi, chi lo sa. Poi all'improvviso si è messa a ricattarmi. E io che mi fidavo ciecamente di lei. Mi ha detto, fammi fare come voglio, e quando tutto è a posto ti ridò la valigetta. Adesso è morta, io cerco la valigetta con i titoli. E dovrei crederle. Non l'avrei uccisa mentre aveva in mano i miei soldi. Ho fatto bene, vero, questa volta? Ho usato le maniere forti. Ma quando ti decidi a capire, figliola? Non è la strada giusta usare le maniere forti. Ma l'assassino è lui, giusto? Non è di questo che parlo. Ok, ho capito. Da adesso faccio solo quello che mi dice lei. Le sta bene? Le sta bene? Joseph, come va? Hai la valigetta? No, ma la traccia vale oro. Per essere precisi, 1.000.000. Scommetto che la troviamo insieme all'assassino. E forse Katia ha nascosto i soldi per poter scappare con Holger. Pensi davvero che Holger sarebbe stato capace di fare una cosa simile? Le sta bene? Per favore. Forse invece sa qualcosa della valigetta. Che bestia. Ehi, Denise, dove stai andando? Vado a lavorare. Aspetta un attimo. Katia aveva dei progetti per il dopo matrimonio? Un lungo viaggio all'estero, per esempio. 2 giorni a Venezia. Una valigetta di penne. L'ha vista a casa di Katia? No, mai. Aspetti, il giorno prima del matrimonio ho visto una valigetta, ma non ce l'aveva Katia, ce l'aveva in mano Jackie, mentre stava uscendo. Fatto. Grazie. Pic Dame, buongiorno. Apriamo tra 10 minuti. Ascolta, Jackie, sono qui dalla polizia. Che succede? Mi vogliono incastrare con Katia. Ricordi cosa abbiamo stabilito? Sì, certo. Tu sei rimasto tutta la sera qui dentro. Jackie, stavolta la cosa è molto seria. Senza il tuo aiuto sono fottuto, quindi muovi le chiappe e tirami fuori di qui, chiaro? D'accordo. Tra un'ora vengo a prenderti. Perfetto. A dopo. Sei fregato, bello. Tu adesso aspetti qui. E che fine fanno i miei soldi, eh? Il mio onorario me lo prendo subito. Monta in macchina. E quello che resta lo diamo al fisco, giusto? Matula, Harry non c'è, è in galera. La tua amica è riuscita a farcela. Ecco perché gliel'hai aizzata contro. E tu sparisci con i soldi mentre lui finisce dentro? Posso? No! Guarda un po' chi c'è. Non è come credete. Posso spiegare tutto.
Sono davvero curioso. Katia mi ha dato la valigetta. Dovevo tenerla finché non tornava da Venezia. E perché l'ha tenuto nascosto? Così viene sospettata di omicidio. Sapevo fin dall'inizio che era stato Henry. Ecco perché quel denaro non deve riaverlo più. Non è stato Henry. Era impegnato dall'ispezione fiscale, ce l'hanno confermato gli uomini della finanza. Ma così quella valigetta tu hai pensato di adottarla. Matula, 1 milione di euro. Non è facile separarsene. Quando Henry ha telefonato, l'ho vista come la mia ultima occasione. Scappare. Scappare e basta. Lontano. Alle Maldive, magari. Un bellissimo sogno. Quasi quanto quello di Katia. Ah, Katia. Katia era una borghese. Una casetta per lei e il marito. E il figlio. Voleva anche un figlio? No, ce l'aveva già. Non so dove sia, però. Beh, dai, te lo avrà sicuramente detto. Invece no. È così difficile da capire. Per la verità, sì, è molto difficile. Lo avevo anch'io. Non so dove sia oggi. Non ho neanche una sua foto. E adesso, quando arriva qualche ragazzino che vuole stare con me, ho il terrore che sia mio figlio. È un incubo, un vero incubo. Andiamo. So dove dobbiamo cercare. Grazie, Jackie. Tieni, delle altre. In realtà i bambini sembrano tutti uguali. Marcus, questo è sempre lo stesso bambino. Questo è Moritz Schneider. Questo è uno storione, il pesce d'acqua dolce più grande che esista. E c'è anche nel meno? Soltanto alla foce. Una volta però io ne ho pescato uno che era lungo quasi 3 metri, lungo da qui fino allo scaffale. No, non ci credo, dai. Te l'assicuro, quando sarai più grande ce ne andremo in Ungheria. Lì se ne trovano moltissimi. Signor Schneider, dove trovo sua... Grazie, l'ho già vista. Buongiorno. Salve. Delle novità? In effetti, il mio amico è molto arrabbiato. Per quale ragione? Per tutte le bugie che mi ha raccontato. Per esempio, oggi cosa cercava in casa di Katia? Ma gliel'ho già detto, gioielli o contanti. Falso. Stava cercando queste. Quando siamo andati nel cavò insieme non ha potuto prenderle, perché altrimenti io avrei sospettato qualcosa. Tutto bene, cara? Sì, tutto a posto. Parlavamo del funerale. Potete venire un momento con me? Questo è suo figlio? Sì, quello è mio figlio. La domanda è lei che lo ha partorito? Certificati. Spese per l'ospedale, per l'ostetrica, libretto sanitario. Volete qualcos'altro? Signora Schneider, secondo il referto dell'autopsia, sua sorella aveva partorito una volta. Che risultato darebbe lo stesso esame su di lei? Nessuno le porterà via Moritz, glielo prometto. Non posso avere figli. Avremmo tanto voluto averne. E poi... un giorno è arrivata Katia. Era incinta e io dovevo aiutarla a risolvere, come sempre. Così le ho dato la mia tessera sanitaria per fare tutte le analisi. E quando il tempo è scaduto... ha partorito Moritz qui nel nostro letto matrimoniale.
Perché ha fatto tutto questo per lei? Io non l'ho fatto per lei, l'ho fatto per noi. Martin e io siamo genitori di Moritz. Katia aveva soltanto le foto. Forse non è stata una scelta facile, ne avrà sofferto. Doveva pensarci prima, se l'è cercata. E quando voleva cominciare una nuova vita con Moritz, è finita nel fiume. L'ha uccisa lei, sua sorella. No. Katia è andata da Martin e gli ha detto che voleva riprendere Moritz con sé. Ma non poteva farlo, lui è nostro figlio. È nostro figlio, non poteva farlo. Guardi che bella! È una trota iridea, l'ho pescata anch'io una volta. E per poco non mi trascinava in acqua per quanta forza aveva. Sei un gran pescatore. Dov'è il tuo papà? Marcus! Scenda da lì, per favore. Fermi, non fate un altro passo. Martin è impazzito. Andate via. Non faccia stupidaggini. Pensi a sua moglie e a suo figlio. Mio figlio vorrà un assassino per padre. Vorrà qualsiasi cosa invece di un padre morto. Pago il mio debito. Meglio morire piuttosto che passare il resto della vita in prigione. Non passerà tutta la vita in prigione. Non se ora torna a ragionare e si consegna alla polizia. No. No! Signor Snyder, cos'è successo? Ce lo dica! Katia quella sera è venuta da me. Io stavo pescando un po' più a monte. Sapeva dove andava a pescare. Voi avete sempre avuto dei contatti. 8 anni di seguito. Ogni mese. Quella sera mi ha detto che si voleva sposare. Le ho risposto, che devo fare? Mandarti i fiori? A quel punto mi ha detto che si sarebbe ripresa Moritz, che era pronta ad andare in tribunale. Non muovetevi! E allora lei ha perso la testa. Ero così arrabbiato che le sono saltato addosso. L'ho presa per il collo e le ho gridato che doveva lasciarci in pace. Ma lei non faceva altro che scuotere la testa. E poi ha smesso. All'improvviso. A quel punto io l'ho buttata in acqua. Per 8 maledetti anni lei ci ha terrorizzati. Avevamo sempre paura che ci portasse via Moritz. Dovevamo darle le foto, i disegni che lui faceva per mia moglie. E ora voleva vedere anche i quaderni di scuola. Ma adesso è finita! Ho una cosa per lei, da parte di Moritz. Ora mi avvicino. Può sempre saltare dopo. Un bravo papà non abbandona il proprio figlio. No, io ho ammazzato sua madre. Tu forza, lo prenda. D'accordo, io ci provo. Grazie d'essere qui. Che c'è, nervosa? Sì, certo, so cosa mi toccherà sentire. Che ho sbagliato ancora tutto.
che devo stare più tranquilla e imparare a dominarmi. No. Ferma, dove stai andando? Non vado dentro. Perché vuole tirarsi indietro? È semplice. Le ragazze mi hanno sbattuto fuori. E con Holger non ha più senso. Denise, un paio di anni fa tu hai deciso di seguire una certa strada. È stata una scelta giusta, anche se è un cammino difficile. Nessuno me l'ha mai detto, nemmeno Holger. O forse tu non l'hai capito, fino ad oggi. Chumbi! Vado. Vai. Pensi che ce la faranno? Soltanto se Denise abbassa un po' le sue pretese. Quanto dovrebbe abbassarle? Beh, sai, una medaglia d'oro dovrebbe bastarle.